Pronto? Eureka, Billie Jean! Sono Bobby Riggs. Senti, ho avuto una grande idea. Porco maschilista contro femminista dalle gambe pelose. Senza offesa, sei ancora femminista, sì? Sono una tennista e guarda caso una donna. Non riattaccare! E a proposito, mi depilo le gambe. È un grande privilegio per i fan del tennis avere con noi la grande Billie Jean King. Gira voce che tu sia una rinnegata. Le donne andrebbero pagate e rispettate in ugual misura. Ammiro quello che state facendo. Il premio maschile è 8 volte quello del premio femminile. Gli uomini sono più divertenti da guardare, questa è biologia. Non dico che le donne non dovrebbero stare in campo, altrimenti chi raccatterebbe le palle? Oh mio Dio. Sai che cosa sto facendo? Cosino! Non esiste una sola cosa che non odio di Bobby Riggs. $100,000 alla donna che batterà Bobby Riggs. Esiste? E hai il fegato di provarci? Chiama Bobby. Digli che accetto. Allora, Billie Jean, cosa vuoi? Non posso mostrare i miei sentimenti in pubblico. La posta è troppo alta. Affari, sport, in qualunque settore, quelli che contano sono tutti uomini. Se non batto Bobby Riggs, me lo rinfaccerà sempre. Andiamo in diretta tra 3. Sarò la migliore. 2. In questo modo potrò. 1. Cambiare le cose. Quando osiamo desiderare un po' di più, un po' di quello che avete voi, questo non vi va giù. Signore e signori, lo sciovinismo maschilista si fa show! Può parlare quanto vuole. I dinosauri non giocano a tennis. Oh! 40 milioni di persone stanno guardando. Ha qualcosa da dire? Io ho finito di parlare, giochiamo. La battaglia che tutti stavate aspettando di vedere. La battaglia dei sessi. Ciao ragazzi, oggi ho per voi una piccola classifica di film basati su storie vere, dei biopic che forse ancora non avete visto e di cui vi consigliamo la visione. A partire da Prova a prendermi, con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks del 2002. Poi vi consiglio Erin Brockovich del 2000, con protagonista una bravissima Julia Roberts, che infatti ha vinto l'Oscar con questo ruolo. Poi A Beautiful Mind di Ron Howard, vincitore agli Oscar 2002 per il miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista Jennifer Connelly e una nomination per Russell Crowe. Il sapore della vittoria, Uniti si vince, del 2000, con Denzel Washington. Man of Honor, sempre del 2000, con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr. e Charlize Theron. Coach Carter, del 2005, con Samuel L. Jackson. Apollo 13, del 1995, con Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris. Changeling, del 2008, con Angelina Jolie, candidata come miglior attrice protagonista, e poi con John Malkovich. Poi The Blind Side, del 2009, candidato come miglior film, e con protagonista Sandra Bullock, che invece l'ha vinto l'Oscar con questo film. E infine il super cult Toro Scatenato del 1980, regia di Martin Scorsese, con protagonista lo strepitoso Robert De Niro nei panni del pugile italo-americano Jake LaMotta, affiancato da Joe Pesci. Inutile dirvi che De Niro vinse l'Oscar come miglior attore protagonista per questo ruolo. Per oggi è tutto, se volete vedere altri video e avere nuovi aggiornamenti, vi ricordo di iscrivervi e attivare le notifiche. A presto, ciao ciao!